ragazzi, purtroppo mi sono perso una ottima finale, mi dicono. Moreno, cosa ci racconti? Sì, sì, un'ottima finale fra Sacchi e Federico Famulari, è stata vinta da Sacchi Genio per 6-3 e 6-1. Niente da dire, purtroppo il vincitore è sempre quello, speriamo il prossimo anno che possa cambiare. Ma c'è stato qualche favoreggiamento di qualche arbitro, no? No, no, arbitri non c'è stato il favoreggiamento di niente. Allora il campione è Eugenio qua, insomma. Il campione è Eugenio Sacchi per la quarta volta consecutiva. Bene, tanti congratulazioni. Grazie. Le prossime prove quando ci saranno? A breve ci sono i due tornei sociali, femminile e maschile, e a settembre il torneo a squadre. Quindi si riprende tutto a settembre? No, sì, diciamo per i tornei. Sì, sì, per i tornei, sì. Allora dai, una bella stretta di mano, mostrateci la coppa. La coppa che non la vediamo, perché di fronte ai due finalisti qui della settima edizione del torneo dell'Eurotennis abbiamo qui di fronte Famulari Federico e Bosco Eugenio Sacchi. Allora questo Eugenio è veramente imbattibile o si può fare qualcosa per batterlo? Daniele, invincibile è una parola grossa da dire, ce la stiamo mettendo tutta qui, ma non solo io ma tutti gli altri partecipanti per trovare una soluzione, e prima o poi la troveremo, sono sicuro, però ci vuole tempo, anche perché più vecchio è e più forte diventa questo qui, vero Eugenio? Cosa dici? Beh, io sono sincero, oggi ce l'ho messa tutta per far vincere Federico, visto che sabato si è sposato, volevo fargli anche il regalo di matrimonio, ma è troppo scarso, quindi niente, dai. Non sono io invincibile, ma è lui che è scarso. Ritenta e sarai più fortunato. Ritenterò e sarò più fortunato. Ok, ciao, complimenti ancora. Grazie a voi.